Resident Evil Zero. Ma raga, mancavano i babbuini. E io provo a dargli fuoco a sti babbuini di merda. Però mi avete rotto il cazzo. Ma non la lancia, non lancio la molotov. Non lancio, non mi dà tempo, non mi fa niente. Mi stanno sbranando il cazzo. Raga, però... Cioè, raga, così no. Mi state rompendo i coglioni. È ancora avvertibile la presenza del male in questo posto. Non so se era chiaro. Porco Dio. Vabbè, raga, ciao. Usa fucile a pompa. Usa fucile a pompa, non mi danno tempo di ricaricare, io qua muoio. Io invece sono bloccato proprio dopo perché... Non mi fa prendere lei. Ma bastarda la madre. Cosa vuol dire che non ti fa prendere lei, scusa? Io vado lì vicino al buco. Dove lei è e ti dice, per puoi vedere le becche in basso. Sembra che possa cadere da un momento all'altro. Devi salvarla prima che sia troppo tardi. Cazzo devo fare? Ma anche perché... Cioè... Non è che abbiamo incontrato corde, robe. Cioè sì, però cioè, non si possono prendere. La stanza è piena di corde, ma non le fa prendere. Questo è un problema. Per caso, la prima scimmia che incontri l'hai skippata? L'ho skippata. Non è che quello è il problema. Vanno ammazzate tutte le scimmie. Adesso ci provo. Probabilmente bisogna fare qualcosa dalla control room. Tu li hai ammazzati i due cristiani che sono lì? Sì, li ho ammazzati. Allora vado un attimo al monitor al monte. Che c'è? Porco di... Non è possibile, Beppe. Come cazzo hai fatto ad ammazzare col fucile a pompa? Che a me mi tirano una sberla e muoio. Io li ho ammazzati col fucile a pompa. Su tutti. Resident. Ma io ero su ok però a livello di... Qua non c'è niente di ok. Catena. Riavvolgimento della catena. Vedi Beppe che c'è qualcosa da fare sta catena della minchia però. Ma dov'è? Allora scusami L'ho letto prima e te l'ho detto. No ma che opzioni bastardo. Adesso mo quale cazzo è? Lui è tornato su le apparecchiature. Se non fosse per il fatto che le apparecchiature fanno capo, sono fuori uso e dovrò riparare regolarmente. Per uscire rapidamente e regolare l'indicatore su 70, prima di ciò, assicurarsi che tutto sia collegato alla catena. È caduta, è morta. Allora, niente, perché nella tutto. Stanza dove c'è lei non c'è nessuna catena. Devo riammazzare tutti. Porca nella troia, stanza dove c'è lui. La finestra è rivestita da una solita grata. Da qualche parte ci sarà sta minchia di catena, ma probabilmente c'è qualche collegamento da fare. Hai già cercato nella stanza dove c'erano i due zombie normali? Ho cercato, non ho visto un cazzo, però prova a controllare tu. Conta che questa qui cade dopo un po'. Non capito che questa qui cade. Cioè dopo un bel po', perché sono stato un po' in realtà. Quindi ti dà per il tempo che ti dà per arrivare dove devi arrivare. Sai dove era la catena? Adesso che mi viene in mente. Ti ricordi che c'erano quelle valvole con la catena dove ci sono quei bastardi al terzo piano? No. Ti ricordi? No. No. Ti ricordi quando abbiamo affrontato con lanciagranate c'erano tre valvole che andavano con una catena in una valvola tutta attorcigliata. E quel posto lì? Dove ci sono le piscine. Andiamo. Ah, ma adesso ci sono le cavallette, Beppe. Quella è la tua di palla. Quindi vai nell'atrio. Cioè, ha detto vai nell'atrio. E un po' il lanciagranate. Perché il lanciagranate io lo uso. Non c'è più bisogno di riavvolgerlo. Il dispositivo ha terminato. Il dispositivo è terminato. Ha terminato. Beppe, ma che dici? Non è lì? Le uniche catene che mi sono venute in mente. E lì ha terminato tutto.
E boh, allora non lo saprei. Non lo saprei. Non sto capendo. Catena. Allora, non so se non fosse per il fatto che le apparecchiature della sala e della caldaia fanno capo della stessa rete. Devi andare, sai dove c'è quel vapore di merda. Dobbiamo posizionarci dove c'è il vapore. Sì, è un po' una stronzata, però va bene. Sì. Cioè, nel senso che tu sei destinato a morire, a fallire almeno una volta prima di capire che devi posizionarti dove c'è il vapore. Praticamente. Esatto, Il c'è da sentire il vapore è vapore in basso. in basso per andare Sì, giù sì, nei sì. sotterranei. Mi ricordo. E qua c'è Yuccio della gente viva. Orco di... Allora, è stato un piacere. Quindi a sto punto io non perdo tempo, io vado direttamente lì adesso che ammazzo quella Già. scimmia di merda lì dentro, vado Io mi sto direttamente già lì. posizionando qua. Io lui ce l'ho già davanti al vapore. Dai, va. Il Dai, va problema è là. che tanto io mo' attivo. E poi arrivo lì e mi ammazzano le scimmie. Io pure Perché. adesso provo a delle scimmie, nel senso che adesso che sono morto. Perché la mia difficoltà sono le scimmie, non era mica questo. Io le scimmie le ammazzo perché lei è su attenzione. Quindi faccio prima quelle scimmie di merda, in modo che lei poi quando esce non ce le ha. Tanto nella stanza non l'ammazzo quella del salvataggio, tanto me ne frega un cazzo, non c'è più niente da fare. E vai a fanculo, rapide E poi coglioni. giù. Una volta che vado qua giù. Scimmia di merda, vieni. Tiro a Giù, ma piattello? Tanta roba. tu non hai dato prima quel tesoro. Raga, basta, dai. Porco di... Adesso ammazzo 7 scimmie e corro subito dalla Ma io non so che caldaia. cazzo devo fare qua. No, la mia arguzia permette di ammettere. No, ma Beppe, guarda che secondo me non è qua. Non è qua. Io qua sono qua, c'è una statua, c'è della roba da fare, ma non c'è una catena. No. Sto aprendo una porta, non so dove sto andando. Sto esplorando, ma dove cazzo sto finendo? Beppe, No, Beppe. seminterrato. Qua è un'area nuova, qua ci sono dei ragni. Give me help. Allora dove cazzo è? Allora scusa, adesso mi vado a rileggere Ma quelli che cos'è sono sta morti. roba? Secondo me stiamo Rileggimi sbagliando le tutto, eh. Perché io qua sto finendo dappertutto tranne dove dovevi note. finire. Ok. Allora aspetta. Sto provando, sto andando, mi sto spoilerando tutta la zona, ma... A quello di fumo le cadute recente, il regolatore di corrente continua a essere fuori servizio. Non si tratterebbe di un problema grave se non fosse per il fatto che le apparecchiature della sala della caldaia fanno capo alla stessa rete. Di conseguenza tali apparecchiature sono fuori uso e le Qui c'è un probabile che pannello di dovranno controllo, premere un pulsante, sì. No, ma cosa vuol dire sta roba? Beppe, è un'altra roba. fare. Un'altra roba. È Bisogna un'altra regolare le roba, è un'altra sezioni. roba, un altro posto. Non vuol dire un cazzo. No. Boh, io ci sono andato lì e si parlava di caldaia. Allora, dobbiamo essere tranquilli, perché questo è il posto sbagliato. Resident Ricarica. Evil Io sono andato a Zero. fare in culo, io sono andato a finire il gioco mentre questa era appesa. Allora. Vedi, io vado Guarda. qua. Non c'è una minchia. Vedi, qua vedo una catena. No, sto entrando nella porta delle scimmie e mo muoio. Porco di... Riesci a vedere se c'è una porta lì di lato? Io adesso sono morto, ma mi sa che.
di lato, tolta il buco, di una porta, perché non vorrei che ci diventate un'altra parte. Cioè, non puoi lanciarle una cazzo di corda, gli fa. No. Io la vedo Rebecca. Lo dico una porta. Secondo me, la vedi. Beppe. Non è che serviva il rampino. Sparo a Rebecca. Allora, sono tornato da lei. Cos'è il rampino? Devi salvarla. Raga, fino a qui. Usa, non ne hai bisogno per il momento. No, ok. E ne rampino. Però possibile. Io volevo andare a ricontrollare la zona dove eri tu. Quella che tu dici che va avanti. Solo per capire se a livello di mappa magari si ricongiungeva. Io non lo so. Vediamo se è qua, perché ce l'ho davanti adesso. Facendo il giro della caldaia, io ce l'ho davanti. Lei, c'è una porta e ce l'ho davanti. Facendo la roba con la mappa. Cos'è che c'hai davanti? C'è la stanza dove lei sta cadendo. Facendo un altro giro da un'altra parte. Prova a vedere che succede. Fai tu. Qua, prima di ciò, assicurarsi che tutto sia collegato alla catena. Ma non è che dice che la catena è nel coso caldaia, eh? Nomina una catena, ma non dice dov'è. Attenzione, video! È lì. È lì dove? Tu superi l'enigma di... L'ho salvata. Allora, devi andare dalla caldaia. Non c'entra un cazzo le catene. Allora, tu prendi... E lì dalla caldaia. Tu fai tutto il giro, c'è l'enigma al centro. E qui ci sono tutte quelle bestie in tondo. Tu sbattiti nel cazzo, vai dritto e c'è una porta che si ricongiunge come shortcut qua, fondamentalmente. Adesso salvo, non vado avanti. Quindi prima ero giusto. Eri giusto. Devi solo andare avanti, sbattiti nel cazzo dell'enigma. E come fai a sbattiti nel cazzo dell'enigma? Non puoi passare se c'è l'enigma. No, c'è un'altra porta. Ci sono tre porte. O due, adesso l'ho fatto veloce perché lì stava cadendo. Senti, si fa la prossima volta. Io il pezzo che ho portato in radio è stato fenomenale, manco lo conoscevo. Allora, è ancora avvertibile la presenza di Cristo in questo posto. Che cosa... Qual era la situazione qua? Non mi ricordo un cazzo, te lo dico. Com'è che si tagliava il video? Con Stark. Ah, ok, perfetto. Qua aspetta, c'è una roba da raccogliere che è un appunto. Sì, si leggeva quella roba lì che ti spiegava di sta catena della minchia che ci abbiamo messo 20 anni. Un cazzo. Mi è venuto in settimana mentre ci pensavo, visto che ero un po' magonato, a parte che l'avevamo capito. Ho detto, magari c'è stato un errore di traduzione e localizzazione, perché... Può darsi, sai, mi viene... Perché in realtà l'unico indirizzo, come si dice, l'unico indizio che hai... Per andare in quella sala macchine là e quel pezzo di video. Però tu puoi interpretarlo anche in più maniere. Tu puoi, essendo dall'altra parte della mappa totale, tu puoi anche interpretarlo come niente. Boh, ma ha sbloccato un'altra parte della mappa, fine della fiera. Comunque, niente. Io allora adesso con lui mi vado già da quella parte della mappa. Perché noi ci mettevamo ad ammazzare scimmie. Ma non è mica il caso. Hai ragione, sai. Io con lui mi metto già là. Hai ragione. Madonna, ma... Sì, allora forza. Raccogliamo tutto. Sì, tu ti metti praticamente davanti al vapore. Se mi ricordo come ci si arriva, partiamo da questo presupposto. Se mi ricordo come si gioca. Sì, dobbiamo poi tornarci a questo punto perché ti lascio un sacco di munizioni indietro. Sì, poi ti sblocca. Con calma, iniziamo a salvare lei che già è una parte rottura di cazzo. Poi... Sai cosa? È vero quello che dici tu, però dentro quella stanza dove sono quei due zombie di merda ci sono le munizioni del fucile a pompa che servono per quelle tre scimmie che poi ci sono oltre il vapore. Fai tu, se tu ti ritieni che hai tante munizioni e vuoi farlo con la pistola... Merda, aspetta. Se hai tante colpi di... Sto se hai tanti bloccando. Colpi di... Opla! Volevi! Aspetta che qua sto facendo dei trick. Tu ti alzi, Gino? Sì? No? Allora, andiamo calmo. Perché non ti alzi però? We built this city, mannaggia. Vieni. Ah no, ma com'è possibile? No raga.
Non è andata come speravo. E porco Dio maledetto. No, ma non è veramente possibile, Beppe. Sei di nuovo morto? No. No, ma quasi. E questo piccio di merda mica si schiva. Pericolo, per forza pericolo. Perché hai due erbe subito dopo... Hai due erbe subito dopo il vapore di per terra. Non so se le hai usate, se le hai prese. Allora, questi sono morti. Già qualcosa. Boh, io sono su pericolo adesso. Porca madre. Forse non stai scimmie dentro. Io per questo ho detto usa il fucile a pompa, così con 3-4 colpi li ammazzo. Mi combinasse due erbe. Curati, esatto, perché quelle sono bastarde. Lei è già caduta nel pozzo. Billy non le può combinare le erbe. Ah, cazzo. Maledetto. No, me le scordo sempre te. Che quel cazzo di Billy non... No, vabbè, no, vabbè, Beppe. Però cos'è? Dai. Ma perché no? Cioè, mentre ricarico, qua mi ammazzano mentre ricarico. Ma non si può fare sta vita. E dai. Allora, io qua ho ammazzato ste scimmie di merda. Ma dove devo andare? Dritto? 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 Dritto, segui sto corridoio. C'è una porta con sbarrata, con le sbarre di metallo. Sbattite nel cazzo, gira l'angolo e c'è una porta di legno. Esatto, sono proprio lì. Vai. Poi non ho capito uno in base a cosa dovrebbe capire che deve andare in questa porta qua. Io me ne sono accorto guardando la mappa, perché ce l'avevo davanti a un certo punto. Rebecca. Rebecca. Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Capito, Billy Cohen. This is Rebecca, over. This is Enrico. Enrico, mio fratello. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. E qua si confida un po'. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Attenzione. Sono pacciano. No. Vabbè. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. La location dell'Africa è importante. Eh sì, perché il virus progenitore, raga, dai... Esatto. Resident Evil 5, ragazzi. There was no guerrilla hideout. E poi c'è attacco di vivo, però. The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed. Oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! No! Don't stop! Attenzione, sto occhio perché mi ricorda qualcosa. Cioè, penso che dovremmo conoscerlo. Did you
execute those innocent people. Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Partiamo dal presupposto che Dio...